Allora, Sara Chiara e Salvini, prima di tornare sul tema dei Rom, vi voglio interpellare sull'altra notizia del giorno, perché oggi il presidente del Partito Democratico Orfini ha detto che trova vergognoso che De Gennaro, capo di polizia durante il G8 a Genova nel 2001, sia oggi presidente di Finmeccanica. Questa, Sara Chiara, è una posizione personale di Ma è una... Orfini o è il PD che a questo punto ne chiederà le Beh, è dimissioni? una posizione che il presidente Orfini ha da tempo, l'aveva espressa anche all'epoca della nomina di De Gennaro. Ma io credo che la sentenza della Corte di Giustizia ci imponga intanto di accelerare sul tema dell'approvazione della norma sulle torture, questo non c'è dubbio. In secondo luogo, credo che ancora una volta sottolinei le responsabilità politiche evidenti di quei fatti che sono ancora dei fatti che segnano la coscienza di questo paese, insomma, fatti gravissimi, manifestazioni di violenza grave. Io vorrei anche dire che li ricordo anche personalmente con dolore e se è vero che ci sono delle responsabilità politiche evidenti, ci sono stati dei processi con delle condanne e delle assoluzioni, io penso che quanto alla responsabilità morale, ognuno di quelli che ha avuto un ruolo importante in quel momento storico debba farsi un esame di coscienza e probabilmente anche fare delle valutazioni anche all'esito di questa importante sentenza. Ma e quindi De Gennaro dovrebbe dimettersi, secondo lei? Ma guardi, io come le ho detto, il Partito Democratico non ha espresso la propria posizione attraverso quella personale del presidente Orfini, che però, ripeto, ha una sua posizione chiara e netta da tempo. Io le dico quello che ho detto adesso. La responsabilità morale prescinde da quelle che possono essere state assoluzioni. La responsabilità morale è un'altra, e chi ha ruoli importanti probabilmente deve tenerne conto, anche quando poi ne svolge degli altri. Per il E quindi resto, dovrebbe dimettersi, ho no, io capito non bene parlo o di, no? no, io non parlo di dimissioni, non arrivo a parlare di dimissioni, però arrivo a parlare del fatto che ancora una volta siamo di fronte a responsabilità politiche chiare. Ricordiamo chi stava governando all'epoca: Presidente del Consiglio era Berlusconi, Ministro degli Interni era Scajola, Vicepresidente del Consiglio era Fini. Insomma, ricordiamo la responsabilità politica. Se De Gennaro deve rispondere per la responsabilità politica di un'intera classe politica, lo valuterà anche, credo, personalmente e in coscienza. Beh, E anche Renzi se ne occuperà. insomma, il Presidente del Consiglio non credo che sia chiamato, se non altro, a fare quello che ha fatto oggi, cioè a chiedere fortemente che si approvi la legge sul reato di tortura, che è in Parlamento e che sulla quale vogliamo avere un'accelerazione importante. Alla fine la Corte di Giustizia europea ci condanna anche per quello, condanna lo Stato italiano perché ancora non abbiamo una norma sulla tortura. Salvini, De Gennaro si dovrebbe dimettere, secondo lei? Guardi, l'ha nominato Renzi, chiedetelo a Renzi. No, non No. l'ha Adesso nominato mi Renzi, l'ha incuriosiva come nominato sia tutta colpa Monti, della l'ha Lega. nominato Monti, forse non se lo Però poi è stato ricorda. confermato. L'ha nominato Monti, Poi sostenuto dal PD, e è lì con Renzi. è Quindi stato l'ha nominato il riconfermato dal PD e lo governo sta Renzi. tenendo lì il PD, Riconfermato, sì. decida il PD se vuole tenerlo lì o no. Appunto, detto questo, la Corte europea di Strasburgo è quella che ha condannato l'Italia per l'affollamento nelle carceri, quindi ha costretto l'Italia a far uscire migliaia di detenuti con lo svuotacarceri e a risarcire con migliaia di euro i detenuti perché poverini stavano stretti in cella. È quella che ha condannato il reato di immigrazione clandestina, è quella che ha sospeso lo sgombero di alcuni campi Rom, l'ultimo dei quali lungo Stura Lazio a Torino, quindi è una corte abbastanza bizzarra. Se No, Renzi dai, pensa di adesso però risolvere il bastava problema con il reato costruire di delle nuove tortura, carceri, auguri, scusi se Salvini, qualcuno... dai, Posso bastava finire? costruire delle nuove Posso carceri finire? per la Posso verità, no? finire? Certo. Grazie. Posso? Sì, sicuramente non far uscire 20.000 delinquenti. La soluzione non è far uscire delinquenti o depenalizzare il furto o la rapina, perché poi Ma tornano in galera un'altra non è volta. vero che è stato Detto fatto questo. questo, Beh, dopo rispondo, se Salvini, qualche prego. poliziotto ha sbagliato... Posso finire? Posso? Grazie. Se qualche poliziotto a Genova ha sbagliato, come ha sbagliato, è giusto che paghi. Ma adesso... Rivalersi nei confronti delle centinaia di migliaia di uomini delle forze dell'ordine sotto Chi lo fa? ricatto per un presunto reato di tortura anche psichica per qualunque arrestato che potrebbe denunciare il poliziotto o il carabiniere perché lo ha maltrattato anche psichicamente e magari mettergli anche il numero identificativo sulla fronte e allora non facciamogli più fare i poliziotti o i carabinieri, facciamogli fare i volontari della Croce Rossa. Se Vabbè. qualcuno ha sbagliato a pagare, deve pagare, ma polizia e carabinieri vanno sempre e comunque difesi, meglio equipaggiati, meglio pagati e
e messi in condizioni di lavorare, altrimenti con questo reato di pseudotortura il primo delinquente che fa causa trova il giudice che gli dà ragione e in galera non ci va il delinquente ma ci va il poliziotto, sì. E saremo alla follia. Allora, detta questa sciocchezza che non trova assolutamente alcun fondamento, perché nessuno ha mai osato dire che non vadano difese le forze dell'ordine, di polizia, tutte nell'adempimento del loro dovere, che noi ringraziamo quotidianamente perché agiscono in situazioni complesse. 2 miliardi e 600 milioni di tagli furono pagateli quelli del governo di centrodestra, e noi ne siamo riusciti a metterne un po' di più. Pagateli. E ricordo anche che siamo riusciti a sbloccare gli stipendi proprio delle forze dell'ordine, che erano fermi come quelli per la pubblica amministrazione da tempo. Come no? Dopodiché, se qualcuno ha delle responsabilità penali personali, ne risponde, e anche alcuni sono stati condannati per questo. Il reato di tortura è un'altra cosa, non riguarda la polizia che interviene sul detenuto o la polizia, quelli sono altri fatti. Su questo il richiamo che viene fatto è lo stesso richiamo che ha fatto il Presidente della Corte Costituzionale, il già Presidente della Corte Costituzionale, che ha detto e rilevato più volte che era necessario l'intervento. La definizione è presente, c'è nel testo di legge. Aggiungo solo una cosa, perché ogni volta tira fuori sempre questa l'onorevole Salvini. Noi non abbiamo fatto un'azione per buttare fuori dalle carceri 20.000 detenuti. Noi abbiamo semplicemente detto di depenalizzare quei reati che venivano colpiti comunque già solo ed esclusivamente con illeciti amministrativi. Quindi invece di andare a riempire di fascicoli i tribunali per poi andarli a far pagare semplicemente una sanzione pecuniaria, abbiamo detto quei reati lì che non sono più penali li trasformiamo in illeciti amministrativi e quindi pagano già una sanzione pecuniaria. Tutto qui. Dopodiché, se vogliamo dire che abbiamo svuotato le carceri, la truffa, la rapina, il furto continuano ad essere colpiti con la stessa gravità con cui venivano colpiti prima. Perché deve raccontare cose non vere? Questa è una domanda alla quale spesso non ho risposte. Salvini, perché racconta cose non vere? Ma guardi, fortunatamente nell'era di internet qualunque telespettatore alla fine della trasmissione può andare su Google e digitare depenalizzazione reati tenui, che dà la possibilità ai PM di non perseguire penalmente i reati cosiddetti tenui, che prevedono fino a 5 anni di galera, lo stalking, il furto, l'occupazione di domicilio, la rapina, reati tenui, alla faccia dei reati tenui. Io li metterei in galera a data da destinarsi, però sono punti di vista. Quindi secondo qualcuno vedere, è tenue, infatti, la rapina è tenue, se mi occupa a casa qualcuno è un reato tenue, secondo me non è tenue, se io mi trovo qualcuno in casa mi arrabbio e lo voglio vedere in galera, non è un reato tenue se uno mi occupa a casa mia. Andiamo avanti. Salvini, comunque voi non voterete l'introduzione del reato di tortura? No, perché è l'ennesimo favore agli arrestati e non a coloro che arrestano gli arrestati. Va bene, allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, così adesso torniamo all'altra notizia del giorno, quella sui campi Rom, no, perché Salvini ha chiesto oggi di radere al suolo i campi Rom e per la verità non è il solo a chiederlo. Sentiamo Paolo Pagliaro. Tra i paesi dell'Europa occidentale, l'Italia è quello che ospita il minor numero di Rom, circa 180.000, lo 0,25% della popolazione. 70.000 hanno la cittadinanza italiana, 110.000 provengono dai Balcani. Circa il 70% ha una casa e la parte restante vive nei campi nomadi. La maggioranza dei campi italiani rientra nella definizione di baraccopoli adottata dalle Nazioni Unite. Secondo il primo rapporto nazionale sulla condizione di Rom e Sinti in Italia, presentato oggi dall'Associazione 21 Luglio, chi nasce in un campo nomadi non avrà alcuna possibilità di accedere a un percorso universitario, mentre le possibilità di poter frequentare le scuole superiori non supereranno l'1%. Di più, avrà una possibilità su 5 di non varcare mai la soglia di una scuola. Da anni le istituzioni internazionali chiedono all'Italia di smantellare i campi nomadi che invece continuano a sorgere con una spesa elevatissima. La cosa che più sconcerta è che con i campi e gli accampamenti aumentano anche gli sgomberi forzati. A Milano, nel periodo gennaio-settembre dello scorso anno, gli sgomberi sono stati 191 e hanno coinvolto 2.300 persone. A Roma sono stati 34 per una spesa di 1.300.000 euro.
In dicembre è scoppiato lo scandalo Mafia Capitale e così abbiamo saputo che per i malavitosi l'assistenza agli zingari e agli immigrati rende più della droga. In effetti nel 2013 il sistema Campi Nomadi è costato al Campidoglio 23 milioni di euro. Si capisce dunque che il nuovo assessore Francesca Danese, il giorno dopo la sua nomina, abbia dichiarato che i campi vanno chiusi e ai Rom vanno date le case. Sicuramente costerebbe meno. Allora Salvini, lo ricordava prima anche la Serracchiani, con Maroni della Lega, ministro dell'Interno, la costruzione di campi Rom in varie zone d'Italia venne finanziata con 60 milioni di euro. Fu un errore e perché avete cambiato idea? No. Quella era l'emergenza Rom e quelli erano soldi per la messa in sicurezza e gli sgomberi. Tanto che Maroni fu indagato dalla famosa Europa perché aveva schedato chi viveva nei campi Rom. Ve lo ricordate? Voleva identificare addirittura quel cattivone di Maroni chi viveva nei campi Rom. Tanto che a Milano, i milanesi se lo ricordano, passammo da 10.000 presenze a 2.500 presenze, molto più controllabili. Poi arrivò Monti, decretò la fine dell'emergenza Rom e tutto ritornò come prima. Non ci sono bacchette magiche, i Rom non sono il primo problema dell'Italia, ci mancherebbe altro. Sono solo 40.000, bene, allora risolviamo il problema di questi 40.000 senza che a pagare siano i cittadini italiani. Ma io non mi alzo la mattina col problema dei Rom. Io, se devo scegliere un tema su cui confrontarmi con Deborah Serracchiani, scelgo la legge Fornero. E io approfitto di 8:30 di questa sera per proporre a Deborah Serracchiani di portare in Parlamento una legge del PD, non della Lega. C'è il progetto di legge 857 dell'onorevole Damiano per superare la legge Fornero. Io lo dico in diretta questa sera. Pur di superare la legge Fornero, la Lega è a disposizione per votare una legge anche del PD. Basta che Renzi, dopo oltre un anno di legge elettorale, riforma del Senato, riforma della Costituzione, trovi un quarto d'ora per impegnare il Parlamento a occuparsi di legge Fornero, di lavoro e di pensioni. Se portate il progetto di legge Damiano con la quota 100, noi ci siamo e ci lavoriamo, perché i Rom, vabbè, sono un problema, però si risolve facilmente e velocemente, basta volerlo. Il problema, il disastro della legge Fornero è qualcosa di più complicato. Facciamo replicare Serracchiani. Allora, sulla legge Fornero, sicuramente la buona notizia, che è nota anche all'onorevole Salvini e che noi ce ne stiamo occupando anche fattivamente, non a caso il presidente dell'INPS neonominato Boeri ha parlato proprio di questo, cioè della possibilità, dopo aver messo in sicurezza i conti dell'INPS, dopo aver risposto ad alcune domande che venivano dall'Europa anche rispetto ad alcune decisioni del passato, si ricorda quando andavano in pensione da giovani, no? Si ricorda quando andavano in pensione da giovani, costava tanto al costo sociale delle pensioni. Adesso abbiamo detto lavoriamo sulla flessibilità in uscita, che è esattamente quella proposta di Damiano. Quindi, come vede, ci stiamo lavorando, lo studio sarà pronto, ha detto Boeri, se possibile anche prima della prossima legge di stabilità, e molto probabilmente riusciremo a lavorarci, come ha detto anche il ministro Poletti. Dopodiché mi faccia capire una cosa, lei fa la campagna elettorale soltanto sui Rom e sugli immigrati e sui rifugiati politici, dopodiché viene fuori che questi sono problemi in fondo limitatissimi, basta radere al suolo i campi nomadi, buttare in acqua quelli che vengono in mare, dal mare, e poi dopo magari trovare qualche altra splendida soluzione tipo la flat tax con il 15% di tasse fissate per tutti. Dopodiché viene a dire che dobbiamo occuparci della Fornero perché gli altri temi non sono rilevanti. Allora posso dire, anche da governatore di una regione, che noi ci occupiamo anche di quei temi che non sono rilevanti, e per esempio sui Rom la regione Friuli Venezia Giulia ha una legge, ma come anche la regione Lombardia, che risalente nel tempo, 1988, non l'ho fatta io, che dice esattamente cosa? Che non vanno tenuti nei campi nomadi, ma che vanno messi nelle case, bisogna che questi lavorano. E lei poi riuscita... sa qual è la scoperta? Che 4 su 5 sono cittadini italiani. Per cui il tema è che se delinquono e sono delinquenti e sono disonesti, vanno puniti esattamente come cittadini italiani disonesti. Se invece fanno il loro dovere, e uno di quelli è mandare i figli a scuola, allora possono essere integrati nella società, e noi diamo soldi per questo. Pensi che siamo la regione che dà 31 milioni di euro sulla formazione primaria. A notizia, prima che si spaventi Salvini, quei 31 milioni di euro, l'85% dei ragazzi e degli adulti che fanno formazione sono italiani, cioè proprio per evitare, no, che ci possano essere dei ripensamenti o dei problemi.
Che cosa ci ha permesso di fare questo? Integrare le persone che hanno disagio, che sono in difficoltà, far studiare i ragazzi che magari lasciano prima la scuola e dargli la possibilità di trovarsi un lavoro. Abbiamo una dispersione scolastica tra le più basse. Questo lo fanno anche altre regioni virtuose. Se lo facessimo tutti, probabilmente non sarebbe un problema quello dei campi nomadi, che verrebbero chiusi. Tutto qui. Salvini. Mi fa piacere che la Regione Friuli abbia 31 milioni di euro per far studiare Friuli, i Rom. Giulia. Ottima notizia, sarà contenti. Dai, ti prego, 31 Friuli, milioni per far studiare tutti i ragazzi, finire? L'85% posso sono finire? Italiani. Ti prego, non banalizziamo. Posso finire? Non banalizziamo. Posso no? finire? Non banalizziamo però. Posso finire? Non banalizziamo. Parla solo tu. Parla solo tu. No, se dici sciocchezze, scusami, ti interrompo. Io ho detto una cosa molto chiara, ho detto 31 milioni per la formazione primaria per tutti i ragazzi. Io rispetto le signore. No, non guarda, posso detto parlare? Da te è quasi un complimento. Vabbè. Sciocchezza non mi pare che sia un problema, dai, non ti offenderai allora, mica per questo. Allora, Salvini. Salvini, no, non faccia, guardi, non faccia così. No, ma quando io leggo che a Palermo i migranti nigeriani, molto coccolati dall'onorevole Serracchiani, hanno rifiutato l'hotel a 3 stelle perché era troppo isolato. Questo è il quotidiano.net, non è la Lega. Quando io so che ci sono decine di migliaia di clandestini, posso parlare? Madonna, sei di un fastidioso. Posso finire una frase? Posso? Finisca Salvini, che sennò finisce la trasmissione. Posso ritenere razzista un governo che trova centinaia di milioni di euro per mantenere in albergo a spese degli italiani decine di migliaia di immigrati clandestini? Posso ritenere una vergogna nei confronti degli italiani e degli immigrati regolari, che sono qua regolarmente e positivamente? Posso ritenere uno spreco assurdo spargere per gli alberghi di mezza Italia decine di migliaia di persone di cui non sappiamo nulla, a cui paghiamo colazione, pranzo e cena? Posso ritenerlo un atto razzista che ci porterà in 1000 piazze italiane fra sabato e domenica a chiedere agli italiani di rinunciare alla cittadinanza italiana e di chiedere di diventare anche loro rifugiati politici Salvini, in Italia, cosa visto che spesso e volentieri hanno più diritti che coloro che sbarcano? Arrivati e sbarcati in Italia e che bisogna valutare se hanno diritto d'asilo o meno, ma c'è arrivato dove li metterebbe Alfano, intanto? Guardi, cosa farebbe? C'è arrivato perfino Alfano. Alfano e l'ONU, quindi se c'è arrivato Alfano ci può arrivare sostanzialmente chiunque, ha detto che i punti di accoglienza e di smistamento vanno allestiti in Nord Africa. Se ne è accorta l'ONU, se ne è accorto Alfano, fatelo! Organizzate ci non delle partenze della Libia, morte, degli esodi di 200.000 persone, organizzate in Nord Africa dei punti di raccolta, i veri profughi sono miei fratelli e li ospito anche a casa mia. Le decine di migliaia di clandestini che non scappano da nessuna guerra stanno a casa loro. Allora, perché i soldi Serracchiani del governo italiano li spenderei per insomma, i cittadini italiani. Ho anche qualche difficoltà, nel senso che è abbastanza banale e anche corretto dire che bisogna impedire all'origine che partano. Benissimo. C'è solo il piccolo dettaglio che la Libia è in piena guerra civile con gli Stati islamici che è presente su gran parte della costa. C'è il problema che c'è una, diciamo così, dopo le primavere arabe c'è un Mediterraneo ancora in fermento. Comunque ha ragione, bisogna trovare il modo di tenerli là. Benissimo, ci stiamo lavorando, non a caso siamo i primi che hanno posto di fronte all'Europa il tema della Libia, ponendolo anche al suo amico Putin, dicendo che forse se facciamo un intervento tutti insieme risolviamo un problema che è un problema per tutti, anche per il Nord Europa. Detto questo, io non dico che non ci sia un problema e non ci fa certamente piacere pensare che noi siamo qui ad accogliere tutto e tutti, però fin tanto che questo accade dobbiamo metterci nelle condizioni che non ci sia allarme sociale, che non ci siano discriminazioni, perché non è vero, cioè sono persone che vengono, certo che c'è, mica ti dico di no, ti sto dicendo che lo stiamo affrontando anche nel modo più chiaro possibile. Ti faccio un esempio, ma guarda che non è che li stiamo diciamo accarezzando dicendo venite qui e non andate da altre parti. Tu sai benissimo che le persone che vengono qui li andate a prendere a casa loro. La stragrande maggioranza, se ha diritto ad avere il riconoscimento di rifugiato politico, molto spesso non resta in Italia ma va
in altri paesi europei. Sai altrettanto che quelli che non hanno diritto ad essere qui, e ce ne sono diversi, vengono indicati, appunto, come dici tu, persone che non sono gradite perché non hanno la qualifica di rifugiati politici. Quelle persone non è che ce li teniamo, sai? Dopodiché, la famosa convenzione di Dublino, devo ricordarti che l'ha firmata Maroni, che quando ha avuto la possibilità di cambiarla non l'ha cambiata ed era ministro e poteva imporre all'Europa magari di evitare che ogni volta che uno tocca il territorio italiano sia considerato quello il luogo nel quale deve avere riconoscimento politico. Allora, per cortesia, io ti dico, guarda, l'opposizione la fai benissimo. Quando si tratta di governare non riesci a dare delle risposte, ma semplicemente quando io voglio arrivare al governo al tuo posto, perché sono sicuro che governerei meglio di te. Perché non siete mai riusciti la più grande regolarizzazione degli immigrati in Italia l'avete fatta voi, mica l'abbiamo fatta noi, sai? È colpa della Lega allora, di Berlusconi. Aspetti, Salvini, siccome è colpa abbiamo della Lega di Berlusconi. Salvini, abbiamo pochissimi minuti. Te lo sei ripreso a casa, Berlusconi, scusami. Allora, te lo sei ripreso te, mica te l'abbiamo messo in mano noi, Allora, Serracchiani, il PD milanese, le devo fare questa domanda rapidamente, vi prego anche di essere rapidi entrambi perché ho una domanda poi anche per lei, Salvini. Allora, il PD milanese offre il biglietto dell'Expo scontato a chi si iscrive al partito. Questo è uno spot per l'Expo o per il PD? No, ma insomma, al di là delle strumentalizzazioni e battute, a noi è parsa una cosa carina quella di essere tra le associazioni, enti, i sindacati, le associazioni volontariato, possono acquistare i biglietti dell'Expo, noi ne abbiamo acquistati 100 e ci è parso carino metterli a disposizione degli under 30 che volessero andare appunto ad Expo perché crediamo che sia una manifestazione importante. Poi, se qualcuno pensa che Expo deve fallire, non siamo noi, insomma, noi riteniamo che per Milano e per l'Italia debba fare una bella figura. Ci è parso carino offrire i biglietti agli under 30. E saranno nuovi iscritti affidabili, secondo lei? Insomma, affidabili, saranno nuovi iscritti giovani, già questo è un passo avanti importante. Salvini, lei fa ridere questa cosa, non le sembra una buona idea? Ma a parte il fatto che l'Expo l'ha portato a casa la Giunta Moratti, e poi non so, magari vogliono offrire anche una bottiglia di vino di D'Alema a prezzo scontato insieme a biglietto per l'Expo. Beh, una volta voi davate i diamanti, vero? Pacchetto omaggio, la tessera della Coop e gli danno tutta la confezione completa. Diamanti si vede che hanno tanti soldi, glieli invidio. Noi non abbiamo i soldi per regalare i biglietti dell'Expo, purtroppo. Infatti lo sanno i lavoratori della Lega che sono stati licenziati, noi invece non abbiamo mandato a casa nessuno. Allora, senta Salvini, una ultima... No, vallo a spiegare agli 8.000 dipendenti del Monte dei Paschi di Siena col buco di 7 miliardi dove vanno a lavorare. Anche quella è colpa del Partito Democratico. Allora, vi fermo perché ho una ultima... No, il Monte dei Paschi di Siena no, è colpa del buon Dio e della Lega. Salvini... Chi governa Siena e la Toscana da 50 anni? Adesso, dai, non racconti ragione, a barzellette. Colpa infatti, della Lega, il buco del Monte dei Paschi di Siena? Oggi è uscito il buco della del Banco Credi delle Etrurie. Nord, a proposito, la ministra Boschi... Quella che è fallita la ministra con Bossi. Boschi... Come si chiamava? Sì, Credi che ci Nord siamo pagati banca. Noi. La differenza tra la sinistra e la Lega. Vi siete pagati voi come le quote latte, come le quote latte. Della banca, 70 euro a testa a tutti i cittadini italiani. Va bene, vai avanti. Capisco che toccata nel problema. Puoi chiedere alla tua collega Boschi, visto che oggi è uscito che il Banco dell'Etruria, di cui era vicepresidente il papà della Boschi, ha un buco di 526 milioni di euro. Chi li paga? Beh, che c'entra il ministro Boschi, fammi capire. Scusami, che cosa c'entra il ministro Boschi rispetto alla Banca del Papà era vicepresidente, ma se ci sono delle responsabilità, se ci sono delle... Che il papà fosse vicepresidente della banca è una coincidenza. Te la giro in senso inverso. Come vedi, falliscono anche le banche i cui vicepresidenti sono colpa del ministro Boschi. Facciamo quindi, che è colpa della Lega. Come vedi, è colpa Salvini, della Lega anche la Banca dell'Etruria. Salvini, devo chiudere, ma avrei una domanda che nulla c'entra con quello di cui stiamo discutendo questa sera. Perché lei è stato più volte paparazzato con la presentatrice Elisa Isoardi, tra l'altro una bellissima ragazza, vediamo qui l'ultima copertina di Chi, dove ci siete voi due, dicono che vi hanno immortalati al primo bacio, eccetera, eccetera. A questo punto è la fine del giallo? No, ma mi scusi, io vorrei essere giudicato per quello che faccio politicamente sul lavoro, sull'immigrazione, sulle tasse, sull'agricoltura.
la mia vita privata, come quella di qualunque altro italiano, come la sua e quella della Serracchiani, sono problemi suoi, della Serracchiani e miei, che non interessano agli italiani. Ma mi dispiace, Salvini, è da qualche decennio ormai che i politici devono rendere conto anche della propria vita privata, però adesso non intendevo assolutamente fare... No, di quello che fanno, di quello che fanno e di come si guadagnano lo stipendio. Non delle persone che frequentano o non frequentano. Io avrei preferito, invece di leggere delle intercettazioni del bunga bunga di Berlusconi, avrei preferito le intercettazioni del Monte dei Paschi di Siena, che per gli italiani sarebbero stati molto più interessanti. E agli italiani che cosa fa o non fa Salvini della sua vita privata non gliene può fregare di meno. Vabbè, insomma, non ci vuole dire niente. Non sappiamo perché non ci sarebbe niente di male, ma insomma... Ma scusi, devo venire a dire a lei e alla gente che ci sta guardando cosa faccio io? Adesso, abbia pazienza, Beh, ma non mi pare che ti sottrai alle foto, ai tweet, ai selfie. Va bene, insomma non vuole dire niente. Senta, sì, ma sull'attività Salvini, politica. Grazie. Io, no, sull'attività politica. Io faccio battaglia politica per cambiare l'Italia. Quello che faccio al di fuori della mia attività politica non penso che debba interessare nessuno, tranne le persone che mi frequentano. Grazie onorevole Salvini, grazie presidente grazie. Serracchiani, grazie spettatrici e spettatori, grazie a voi. E noi ci vediamo domani 8:30 e avremo il nuovo commissario alla Spending Review Gutgeld alla sua prima intervista televisiva. Ci vediamo domani, arrivederci.